Buonasera a tutti, ben ritrovati col nostro consueto appuntamento del martedì sera col cittadino sovrano, questa volta pro io so che sarà stato un trauma, ma non vi preoccupate c'è cioè, con noi anche Serena. Ciao Serena! Ciao Marco e benvenuti a tutti quanti. D'altronde Marco è l'ultimo di carnevale, scherzetto. Ah sì? Non sapevo ah, neanche sì. quando era stato il primo di carnevale, non lo sono perso <ride> tutto, siamo già l'ultimo. Ultimo di carnevale, completamente allora. <ride> allora, me lo sono completamente perso allora. Perché ho eh, fa, dovuto fare io l'introduzione questa sera? Perché Serena si è sottratta? Questa è una delle prime motivazioni. Ma la seconda <ride> è che sono sottratta per un buon motivo. Uno per farlo scherzare. Così spiazziamo un po', no? E se no, poi si abituano sempre alle, alle stesse cose. E e infatti avete visto, mi avete notato spiazzato, vero? <ride> dite la verità. <ride> e due, perché dillo tu? Perché appunto il tema di questa sera mh, lo avevo suggerito io, in accordo con, con Serena, mi era balenata questa, questa idea, questa riflessione. come tante che facciamo spesso, su quello che sicuramente nella attualità più stretta è diventato un tema molto molto ricorrente, ovvero il famoso rapporto costi-benefici, rischi-benefici e chi più ne ha più ne metta, ma che se andiamo a vedere, come poi abbiamo inserito nella descrizione, non è qualcosa di così recente, è qualcosa probabilmente sul quale tutti noi basiamo la vita e le scelte di, di tutti i giorni e anche una sua logica, cioè tendenzialmente un aspetto molto razionale di affrontare le cose molto ponderato, ho di fronte a me un bivio, una scelta, devo appunto fare una scelta, metto su un piatto i rischi eventuali, metto sull'altro piatto i benefici sempre eventuali, eh, grazie, grazie <ride> colpito sul segno è eh? eh, eh, uno dei miei pochi orgogli, <ride> e, e quindi, una volta messe sulla bilancia queste, queste due unità di misura, queste due proporzioni, questi due valori, vado a fare un rapporto e decido effettivamente se. Una cosa vale la pena di essere fatta oppure no, perché magari è maggiore il rischio. Ora la riflessione che mi sono posto qual è? E se sbagliamo la valutazione a, a valutare banalmente quello che è il risultato finale, o se invece è ancora più grave. Sbagliamo, ignoriamo, trascuriamo o non sappiamo dare un valore ad alcune cose che inseriamo su uno dei due piatti. Cosa succede? Perché a quel punto è ovvio che tutta la divisione, tutto quel rapporto che si va a creare e di conseguenza anche il risultato, è totalmente errato. E quindi diciamo in via generale, giusto per far capire il concetto generale, poi magari faremo anche degli esempi molto pratici, mi sono posto delle domande. Nel momento in cui io devo fare una scelta, quanto vale per esempio e quante volte la mettiamo queste cose all'interno di questi rapporti? Quanto vale la felicità? Perché spesso noi alla fine, i rapporti li facciamo o in termini economici, o in termini di tempo, eh, sostanzialmente, il più delle volte è, è questo: sono valori numerici. È qualcosa di misurabile. E probabilmente, nel mondo di oggi, è sempre più scientifica e sempre più misurabile eh, questa unità di misura. In realtà, questo dovrebbe portarci scientificamente a un risultato molto più vicino alla perfezione, mio modesto parere ci sta portando molto più lontano. Per esempio, in tempi non troppo lontani, spesso veniva messo l'onore su questo piatto della bilancia e valeva tanto. Oggi quanto vale l'onore? Quanto vale la felicità? Quanto vale l'amore? Se io dovessi fare una finanziaria e decidere dove allocare dei soldi, come faccio a stabilire o a prendere una decisione in funzione della felicità, della giustizia, dell'onore, della soddisfazione. Sono valori intanto molto astratti, e è difficile dargli un quantitativo numerico. In quel momento, a quel punto, diventa complicato fare un rapporto. Il problema è che se io non ce li metto proprio mi si falsa completamente la completa equazione a quel punto cioè tutto il rapporto verrà falsato e quindi mi piaceva affrontare discutere, ragionare con, sia con Serena che con tutti voi di, di questo aspetto qui di cui avevo pensato magari lasciandovi giusto un esempio pratico per poi dare la, la parola a Serena F fino a poco tempo fa io avevo un negozio in un condominio che non, non aveva l'ascensore. Era stato proposto in assemblea di valutare di mettere l'ascensore. Ovviamente io avendo il negozio al piano terra entrando dalla vetrina, quindi non passo neanche da, dal dall'androne del palazzo e tutti si aspettavano che io banalmente dicessi di no, perché se io avessi dovuto fare un rapporto costi benefici non avrei avuto sostanzialmente nessun beneficio, ma di sicuro avrei avuto dei costi, perché comunque pur essendo al piano terra avrei dovuto partecipare anch'io. Inspiegabilmente fui uno dei primi a votare sì. Con sommo sconcerto di tutti, perché logicamente mi guardavano come per ma non avrà capito di cosa si sta parlando. È l'unica perché se no non c'è una spiegazione beh perché io ho votato sì non tanto perché volessi fare il bastian contrario anche se provoca della goduria a volte fare fare questo tipo di, di azioni ma perché semplicemente sul rapporto dei costi ovviamente c'erano quelli preventivati su quello dei benefici io rispetto ad altre persone avevo messo delle cose diverse. È vero che io personalmente non ci avrei probabilmente guadagnato nulla perché se l'avessero installato senza dirmelo probabilmente non mi sarei neanche accorto dell'esistenza dell'ascensore. Ma intanto facevo una cosa giusta perché se una persona anziana abita al terzo piano non è così piacevole che si faccia le scale a piedi. Faccio un qualcosa che mi mi farà riconoscere altruista e probabilmente quando servirà qualcosa a me in futuro ci sarà più disponibilità a venirmi incontro. Se io invece avessi creato uno scontro, quello che avrebbe perso in quell'occasione me l'avrebbe rinfacciato probabilmente un domani. Mi ha detto no, tu all'epoca non hai votato perché non ti conveniva quella roba, io non voto adesso per quella che conviene a te, ma soprattutto volendo ampliare ancora di più l'orizzonte. Un palazzo senza ascensore al quarto piano e il terzo piano che valgono notoriamente molto poco. Se valgono molto poco, verranno acquistati probabilmente da persone che non potevano e sarà brutto da dire, ma che non potevano permettersi nient'altro di meglio e quindi poi magari faranno fatica a pagare le spese e quindi non si potranno fare migliorie. Se invece quel palazzo diventa nuovo, se invece quel palazzo è ben abitato, alla fine non, non aumenta anche il valore del mio immobile, non ci sto guadagnando anch'io. Ecco, questo è tutto un esempio di prospettiva, nel senso che stiamo parlando proprio della stessa cosa e di valori anche misurabili. Qui quello che cambia in realtà è l'orizzonte temporale, io sul rapporto dei costi e su quello dei benefici in che arco temporale sto ragionando? Da qui a un giorno? Da qui a un mese? Da qui a un anno? È perché questa cosa cambia. E come spero si, si sia capito da questo esempio, cambia parecchio, ma veramente tanto. Serena. Eccola. Tenera presente. <ride> mi diverto anch'io. <ride> Allora, io mi focalizzerei su due aspetti. Uno è quello del tempo di cui hai eh, appena detto, che in realtà noi eh, tendiamo come, come esseri umani in generale a um, focalizzarci su, sull'aspetto del tutto subito o comunque di quello che riguarda... Eh, L'adesso è vero che nei percorsi spirituali si dice sempre qui e ora, adesso, eccetera. Però bisogna anche avere una uh, dimensione nel divenire, cioè noi sappiamo che comunque il nostro presente è ciò che costituisce poi il nostro divenire. Quindi, quando noi facciamo l'analisi costi e benefici non dobbiamo farlo solo per ciò che mi viene nell'immediato ma devo tener conto sempre anche eh, di ciò che poi sono le conseguenze nel medio-lungo termine. E quindi tutto l'aspetto di cui mh, hai già accennato tu con, uh, uh, con l'esempio. Noi spesso e volentieri invece non pensiamo al divenire e quindi non ci prendiamo la responsabilità delle nostre, delle nostre scelte, perché diciamo, eh vabbè, però in quel momento andava bene, ok ma hai valutato cosa potrebbe succedere più avanti, cosa potrebbe accadere di quell'aspetto, cioè di ciò che si verifica non solo a te, ma anche a chi ti sta attorno. E chi ti sta attorno può essere la famiglia, possono essere i colleghi, possono essere appunto i vicini di casa o i clienti, ok? Anche quando per esempio io ricordo, uh, per esempio, quando uh, lavoravo in palestra, ci facevano fare le campagne marketing e mi ricordo quando ci chiedevano di fare delle scontistiche allucinanti, e ho capito che io magari in questo mese uh, guadagno parecchio, più che altro fatturo parecchio, ok? E però uh, questi poi per 12 mesi non acquistano altro eh, e quindi dovevo anche quando si fanno queste scontistiche enormi bisogna anche valutare poi le conseguenze nel lungo periodo eh, eh, e io mi ricordo no fate così perché vedrai che a fine mese uh, avrai un bel fatturato certo alla fine di questo mese poi diventava un loop perché il mese dopo bisognava guadagnare comunque tanto, bisognava guadagnare comunque tanto, e tanto poi il mese dopo, perché invece di dare il giusto valore al, um, al servizio che si dava, eh, lavorando comunque con prezzi troppo bassi, o oh, continui a, uh, a cercare clienti, tra l'altro, in una quantità. Che la tua palestra, adesso io faccio riferimento ovviamente a, al lavoro che ho fatto, che in palestra poi tra l'altro non potevano neanche essere seguiti dagli istruttori, oppure mantieni il valore del servizio che tu dai e che alla fine guadagni uguale, hai meno persone, guadagni uguale, ma soprattutto le segui. Quindi il discorso appunto costi-benefici. E tra l'altro, io ricordo che poi quando uh, ho aperto il centro dimagrimento, uh, altro che scontistiche che facevamo, cioè lì i prezzi erano veramente alti. Alla fine, non è che il fatturato era inferiore, il fatturato in paragone era lo stesso, ma con un servizio molto migliore. Quindi alla fine è sempre importante fare questo rapporto costi benefici ma uh, guardando sempre nel lungo periodo quindi non guardare solo oggi certo che è giusto anche guadagnare oggi però sempre guardando la visione in prospettiva in prospettiva di il problema più grande della di noi esseri umani è che appunto volendo il tutto subito Uh, ci focalizziamo solo sul prezzo e non sul valore di quello che possiamo ricevere perché il prezzo è immediato, il valore invece è nel medio lungo periodo. Quindi uh, questo secondo me è, è un aspetto molto uh, interessante su cui, uh, su cui focalizzarci. Poi appunto, uh, questo per quanto riguarda il uh, discorso sul, uh, sul tempo, e poi voglio proprio focalizzarmi sui due termini che ho appena utilizzato: prezzo e valore. Perché il prezzo, appunto, è ciò che io uh, percepisco di tangibile subito, il valore è ciò che io percepisco appunto nel divenire, come dicevo poco fa. Quindi, eh, Finché noi si focalizziamo solo sul prezzo, cioè su quella che è la trasposizione in termini di mercato di ciò che, eh, che io voglio, e, beh, mh, non capirò mai in realtà se, se quella scelta che io ho fatto è giusta o no per me e per gli altri. Non riuscirò neanche mai a prendermi. La vera responsabilità della mia, uh, della mia scelta, ma è solo quando io do un valore a tutto questo. Di solito il valore è sempre più elevato del prezzo, perché il valore è ciò che è personale, il prezzo è oggettivo. Infatti, faccio spesso l'esempio più banale che possa esistere: un bicchiere d'acqua. Che valore ha? Beh, se sono a casa con l'acqua corrente, ha un un valore quasi nullo, perché tanto posso avere tutta l'acqua che voglio. Ma se sono nel deserto, un bicchiere d'acqua, mi chiedono 50 euro, glieli dai, certo che glieli dai. Glieli do volentieri, perché? Perché lì inizia ad avere un valore diverso. Ecco, quello che noi dovremmo fare è non focalizzarci sul prezzo, ma focalizzarci sul valore. Poi valutare se il prezzo è consono però, ripeto, il prezzo è l'immediato. Il valore è ciò che io posso ricevere nel, uh, nel divenire. Marco, ah, pensavo che fino a che non <ride> volevo provare a tirare lungo, e <ride> vedere dove arrivare. <ride> Fine! Fine. Occhio, Fine. No, a me è, è piaciuto molto il, il commento di, di, di Claudio partendo proprio dall'esempio dell'ascensore. Dell Dice: eh, cioè, Immaginate che il condominio sia la città, la città sia la provincia, la provincia sia la regione, la regione sia la nazione, la nazione sia eh, l'Europa, l'Europa sia la terra e così via. Avete presente Fibonacci e eh, ha eh, centrato perfettamente. Eh, il concetto che si voleva far passare proprio quello, è proprio quello, cioè, non è detto che quello che potrebbe apparentemente non avere nessun vantaggio nell'immediato presente o che magari non ce l'ha nell'immediato presente poi invece non si riveli eh, assolutamente un buon investimento. Prima abbiamo visto... Abbiamo fatto un esempio di, di, di cosa controintuitiva, no? Adesso andiamo sempre di più verso una sorta di metodo scientifico, sono sempre più quantificabili le cose che mettiamo in rapporto. Eh, quando abbiamo parlato, per esempio, di come fino a poco tempo fa, l'onore venisse pesato su questa bilancia, oggi magari un po' meno. Si tende ad avere, come dicevi tu, anche Serena, dei rapporti molto più legati all'economia, ai prezzi, ai numeri. E c'era un altro esempio che mi è venuto in mente molto controintuitivo, o, o meglio, forse inversamente proporzionale, quasi come questo. Se proviamo a pensare la, la vita media, diciamo che si è allungata pian piano negli ultimi, negli ultimi secoli, negli ultimi decenni. Eppure, e questo dovrebbe portarci a pensare che una persona che mediamente, magari che ne so, viveva 30 anni, 40 anni, 50 anni, aveva un'aspettativa di vita molto più bassa rispetto alla nostra, tendesse a ragionare molto più nel breve termine, perché banalmente aveva molto meno tempo a disposizione. E allo stesso tempo potremmo essere portati a pensare che siccome invece la nostra prospettiva di vita si sia quasi raddoppiata rispetto a questi valori, a questo punto la nostra prospettiva automaticamente raddoppi. Ecco, proviamo a guardare per esempio i palazzi, le chiese. Ora, se oggi qualcuno dicesse di voler costruire qualcosa come il Duomo di Milano o lo chiudono in manicomio o comunque nella migliore delle ipotesi viene accompagnato alla porta e dice ma te sei fuori di testa cioè, ma hai idea di cosa possa costare solo quella quantità di terreno nel centro città di progettazione di manodopera di materiali ma, ma, ma te sei fuori di melone non avrebbe senso dice, ma io dovrei spendere con quei soldi lì potrei fare altro che il Duomo di Milano ma, ma, ma siamo matti Eppure, quella roba lì è stata fatta in tempi dove probabilmente chi iniziava a costruirlo sapeva di non essere neanche così certo di vederlo finito. E nonostante questo, ovvero dei costi in termini economici, monetari e anche di soddisfazione, perché sostanzialmente, come dire, io inizio a fare una cosa di cui so di per certo che non vedrò neanche la fine, e dici, vabbè, ma allora cosa la fai a fare, cioè? Non, non, non ha senso per il nostro modo di pensare però fatto sta che dopo secoli è ancora lì quindi anche il famoso tema del green che tanto va di moda eh, pensa qua, quanti materiali che si sono risparmiati perché invece di avere lì una, una catapecchia che dopo 20 anni, 30 anni al massimo cade a pezzi è stata greenissima perché sono secoli che lì in Tonsa, e cosa ha portato in termini di turismo, di prestigio, di bellezza, di, di fama, di, di tutto, di via stessa. Perché io esatto. non so se io ricordo l'ultima volta che sono entrata nel Duomo di Milano. Mi sono messa al centro proprio per percepire l'energia di quella struttura, perché c'è una struttura molto particolare. E quindi l'energia proprio che si riceve. Quei, quei posti lì, le chiese, tanti dicono: vabbè, è la chiesa, non ci entro perché vuol dire uh, entrare, far parte della, della chiesa cristiana cristiano-cattolica. In realtà. Noi sappiamo quanto quei posti lì energeticamente siano mh, molto potenti ed è il motivo per cui oggi sono ancora in piedi, perché sono stati fatti proprio come dicevi tu, valutando tutta una serie di fattori, i materiali, il modo con cui vengono costruite e guarda caso eh, riescono a rimanere in piedi con a, terremoti, eccetera, eccetera, riescono a rimanere ancora su. Esatto. E quindi sono, come dici tu, grinnissimi. E <ride> quindi il rapporto costi-benefici sicuramente è, cioè, ha i benefici molto più elevati rispetto, rispetto ai costi, proprio perché non si è visto il discorso del costo nell'immediato, ma quello che può essere poi il valore invece nel, uh, nel divenire. Qui, qui Claudio mi apre proprio, mi spalanca il cuore, io mi metterei in piedi a fare un'ovazione, una standing ovation, perché <ride> finalmente leggo qualcosa. D'altronde Marco, mi sforzo di... come abbiamo detto più volte, eh, noi pensiamo a, alla pace dall'altra parte della, del mondo quando siamo in guerra con il nostro vicino di casa. Esatto. Cioè, in realtà se vogliamo la pace dall'altra parte del mondo dobbiamo partire dal basso, cioè dalla nostra famiglia, dai nostri amici, dai vicini di casa dalla persona che ci sta antipatica al lavoro esatto. è da lì che parte la vera energia di pace quindi costi benefici in realtà quanto costa rimanere arrabbiato col tuo collega e infamarlo ogni volta che parla cioè quanta energia sprechi in realtà che potresti utilizzare per qualcosa di più utile, tipo la concentrazione al lavoro e quindi magari il lavoro ti esce meglio. Adesso stiamo parlando del lavoro, Ok? oppure l'arrabbiatura con il figlio, col marito, con la moglie, perché non hanno fatto quella cosa che eh, tu volevi eh, venisse fatta. E allora arrabbiatura è sempre di quella e non capisce niente, eccetera. Ma tutta quell'energia lì è un valore aggiunto all'amore e all'armonia della famiglia. Ok, non ha messo il bicchiere dove doveva metterlo. Vabbè, metticelo tu. Oppure lascialo lì. Ah, cioè, è ehm... la mia opzione preferita. <ride> lascialo lì. Sì, 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 forse per me guarda, lascerei esattamente tutto dove lo vedo, no, se perché... non intervengo. Perché noi adesso abbiamo parlato del Duomo di Milano, abbiamo parlato in... Eh, sui, siamo rimasti sui generis però guardiamolo nella vita di tutti i giorni cioè costi e benefici <ride> nella quotidianità <cosa> che... <ride> allora Marco questa sera hai avviato un, un nuovo percorso un argomento. la giacca perfetta il nodo perfetto cioè... però adesso e ci ridiamo sopra omisso. però Claudio non ha tutti i torti cioè noi pensiamo sempre a ciò che non possiamo toccare con mano, e quindi vogliamo essere perfetti in ciò che sappiamo che comunque noi non ci saremo mai. Partiamo dalle piccole cose di tutti i giorni. Quali sono i costi-benefici? Qual è il costo e il beneficio di avere il nodo della cravatta fatto bene? Cioè sembrano banalità? No, non lo sono. Non lo sono assolutamente. Il sentirsi bene vale tantissimo. È la felicità di cui tu parlavi all'inizio, cioè che valore ha la felicità per te? Ha un prezzo o ha un valore? Perché comunque, ricordiamoci una cosa, un altro aspetto che noi non vogliamo mai affrontare è il fatto di pagare un prezzo per avere qualcosa di valore. Non siamo disposti a pagare prezzi. Vogliamo tutto gratis. In realtà esiste una legge che è una legge universale e che si chiama legge di polarità o legge del dare avere. Ciò che esce deve entrare, ciò che entra deve uscire. Ma se io voglio soltanto e quindi tutto gratis, beh quel flusso si blocca. Se invece io a quella cosa do un valore e quindi pago un prezzo, l'equilibrio rimane e quindi ritorna questo flusso di dare avere. La frase più banale di far girare l'economia non è poi così banale, che non significa buttare via, cioè buttare via o acquistare a prescindere, cioè significa che... Non bisogna lasciare le energie stagnare, perché comunque il far girare l'economia significa far girare delle energie, ma è la stessa cosa che avviene in famiglia, che avviene ovviamente eh, tra amici: qual è l'energia che si scambia? È l'energia affettiva, è un gesto, è un sorriso, un abbraccio in questi tempi che sono diventati così, così rari. Lo stringere la mano alla persona che, che hai di fronte, sono banalità? No, perché poi non stringiamo la mano al nostro collega e gli chiediamo come sta perché ci sta antipatico, però pensiamo alla guerra dall'altra parte del mondo. Ora vogliamo, centrato, vogliamo centrato un punto, mica da niente e eh. eh, eh, costi benefici. Quali sono? Iniziamo con i costi benefici che noi possiamo gestire perché poi tutto si amplia e invece noi pensiamo sempre ai costi benefici di sempre ciò che non possiamo gestire direttamente allora lavoriamo su ciò che possiamo gestire diversamente voglio la mia felicità e beh devo lavorare su di me non posso lavorare sugli altri se voglio la mia felicità e quindi devo saper considerare qual è il prezzo che io sono disposta a pagare per la mia felicità. È un po' come vuoi la laurea, eh, sai che devi passare compratela. 20 25 30 esami. Cosa no, compratela. Vuoi la laurea, Oppure no, compratela. compratela. Però c'è un prezzo da pagare, Marco. <ride> certo. Cioè o studio, o studio o la pago. <ride> ok. Non stiamo facendo pubblicità sul comprarsi la laurea, sia sì, è chiaro, è solo un esempio. No, io prima, perché dicevo Serena che hai centrato un punto mica da niente? Perché prima tu hai fatto un, una domanda nel passaggio, dicevi, sono delle banalità e eh, paradossalmente, prendiamola come provocazione, sì. Nel senso che il grosso problema è il non rendersi conto, il più delle volte, dell'ovvio, cioè non del difficile, ma dell'ovvio, del, appunto di cose che dovrebbero essere teoricamente banali, ma nel senso di basilari, e che però eh, non si capisce bene il motivo in base alle società, ai valori e a tante componenti poi si perdono, si sostituiscono, si cambiano. E facevi l'esempio prima dell'economia, del far girare i soldi. In teoria dovrebbe essere un concetto non semplice, di più. Cioè, eh, se andiamo a vedere quando leggiamo un articolo di giornale o Sprecati X migliaia di euro, buttati, spesi lì altre centinaia di migliaia di euro. Ma e noi ci arrabbiamo perché logicamente cioè, lo Stato ha speso tanti soldi, ha fatto del debito. Ora, se lo Stato spende, ci deve essere qualcuno che ovviamente incassa perché è de de delle due luna. E questa persona che incassa, a sua volta, siccome per il momento in paradiso ancora non ce, non ce li si può portare, a sua volta dovrà spendere. E ovviamente, in base al tenore di vita, magari li spenderà diversamente. C'è chi si comprerà una Panda e chi si comprerà una Ferrari, però sta di fatto. Che magari va, ci va comunque a fare la spesa, va comunque ingaggia un professionista piuttosto che fa un lavoro di ristrutturazione in casa, piuttosto che si cambia l'auto, si compra un vestito nuovo e tutte queste spese a loro volta diventano incassi per altre persone, per altre aziende che ci pagheranno i dipendenti e così via. E invece, no, dimenticandoci l'ovvio e facendo quella famosa lotta tra poveri quindi è eh no non glieli devi dare a quello perché io ne ho più bisogno, allora se non me li dai a me non li deve avere nessuno. Quindi facendo quella famosa lotta tra poveri, e che cosa si è ottenuto? Che abbiamo iniziato a trascurare l'ovvio, che se lo Stato ha un debito, evidentemente qualcun altro ha un credito. <ride> C'è un motivo se... Ehm... Se lo Stato domani mattina decidesse di non spendere più niente, perché cioè siamo troppo indebitati, non si spende più niente. Eh, per carità. Il debito diminuisce, probabilmente. E però poi il problema è che se mi rompo una gamba, il pronto soccorso non c'è più. Se mi stanno facendo una rapina, il 112 non funziona. E que tutte queste cose me le devo quindi pagare di tasca mia. E siamo sicuri che... A saldo per la maggior parte delle persone, questa cosa convenga? Probabilmente per pochissimi sì. Eh, perché ovviamente, se pago miliardi o, o milioni di euro di tasse e eh, ha voglia a chiamare 112, 118 e compagnia cantante, cioè tanto magari non li chiamo comunque, ma per tutti gli altri, un costo in più. E allo stesso tempo, se chiudo un ospedale, non chiudo un edificio, chiudo tutte le persone che ci lavorano dentro, chiudo questo tutte questo le persone che... Perché qualcuno della nostra famiglia, qualche amico, esatto. qualche parente. E chiudo quelli che ci fanno la manutenzione, e chiudo quelli che ci fanno le pulizie. E a loro volta chiudo parecchio budget delle famiglie di ognuno che potrà spendere meno in altri negozi ma siccome si è ristretto questo campo visivo sempre di più basta che ci parlino di una persona che non, non sia un diretto parente, cioè quello lì prende 15.000 euro di pensione scandalo, gli va tolta subito e io cosa ci guadagno? Cioè, qui brodest cioè quando ben a quello lì l'ho fatto morire che... di fame ma Marco è come quando io mi sentivo dire soldi ce ne sono in abbondanza basta solo farli cambiare proprietario in realtà non serve far cambiare proprietario perché ce ne sono oggi i soldi vengono creati con un click quindi non serve neanche farli ca far cambiare eh, proprietario basta semplicemente mettersi in moto e poi ovviamente ognuno deve capire come per sé quindi è eh, Ovviamente poi lì si apre un altro capitolo, però è il discorso di dire, non è che se hanno meno gli altri sto meglio io. Il famoso malcomune mezzo gaudio, beh questo è uno dei eh, di quei detti popolari che è bene cancellare. Sì. Forse sarebbe no, bene sì. comune mezzo gaudio, <ride> sarebbe già più, eh, più interessante. Marco, io vorrei aprire una parentesi a proposito di energie eh, relative a costi e benefici. Io uh -huh. volevo, insomma, aprire questo, questa parentesi perché le parole hanno una grandissima energia. Tu sai che io mi occupo da tanto tempo, insomma, di questo. E quindi volevo dire a quelli che in chat vengono per offendere, cioè risparmiate l'energia di scrivere quel messaggio perché uno non verrà fatto passare e due non ci perdiamo tempo per quel tipo di, eh, di messaggio perdonami ma ho visto che ormai insomma c'è qualcuno che in chat viene per offendere qualche personaggio a noi non interessano le offese perché stiamo parlando di costi e benefici quindi le offese sono dei grossi costi che non portano a nessun beneficio quindi quell'energia utilizzatela per qualcosa di, di più utile. Non c'è nessun beneficio, sono tutti costi, è tutta energia a Sprecata. perdere ma senza nessun beneficio. <ride> esatto. E anche questo, guardate che è un aspetto che andrebbe valutato, cioè per esempio quanto tempo io passo a scrivere male degli altri a parlare male degli altri a pensare male degli altri è, è tutta energia sprecata quindi che sono solo dei grandissimi costi ma con zero benefici è, è, quindi il discorso costi benefici va visto sempre su ogni aspetto della nostra della nostra vita quindi, se dovete utilizzare le parole, utilizzatele sempre per qualcosa di utile. A meno che questo non vi faccia felici, a quel punto divertitevi. <ride> se ne traete godurie e soddisfazioni. va benissimo, però allora posso dirlo. Perché qui venite solo a sprecare tempo ed energie, insomma, che potete utilizzare in altri, eh, per altri scopi. Eh, Gliela le facciamo offese. una gag comica, serena. Aspetta, scusa un attimo, le offese sono ciò che creano poi le guerre, sappiatelo. <ride> sono tra gli aspetti che poi creano le guerre perché diventa un qualcosa che si alimenta sempre di più. Grandissime divisioni uno contro l'altro, per cosa? Per delle parole. Tutto qua. Marco, scusa, dicevi. Oh, allora, io. Un'altra delle. De, a me piace fare queste sorte di provocazione o di esempi che sembrano veramente fuori di testa, ma che poi spero e penso. Dopo, dopo il primo impatto forte, eh, portino sempre comunque a delle riflessioni. Eh, una volta ho sentito uno sketch comico di, del comico appunto Giacobazzi. Non so se ve lo ricordate, se andava su Zelig Romagnolo, e, e lui fa, ha fatto una bellissima gag. Vi invito a cercarla, la trovate sicuramente. Dove lui da ragazzo provava eh, classico corteggiamento no? alla bella di paese quindi la invita a cena. E quindi va a lavare la macchina, mette l'arbre magique, la profuma tutta. Si presenta lì un'ora prima, pieno alla macchina, sta lì un'ora, un'ora e mezza ad aspettare. Poi scende la signorina. A quel punto sceglie il ristorante più costoso di tutti. La signorina mangia come fosse un camionista alpino. Quindi gli fa fuori una vagonata di soldi, ovviamente, il suo obiettivo da. Neo adulto qual era e quello di, 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 di provare di diffondere tanto amore verso, verso il prossimo e soprattutto verso, verso la ragazza, e, e questo lo racconta poi vabbè, in una maniera bellissima. Ma ad un certo punto dello sketch lui cosa dice? Fa una battuta, ma che attiene molto al tema di questa sera. A un certo punto, dopo che fa l'elenco di tutte le spese che ha sostenuto la benzina, la macchina, il lavaggio, un'ora prima, un'ora dopo, mi compro il vestito, mi compro l'abito, mi metto la cravatta e tutto il resto, dice perché poi a un certo punto, sì, lì che stai facendo l'Adriatica con la macchina e te non ti fermi a pensare, nonostante ce l'hai davanti agli occhi, che te con 20 euro avresti risolto la serata a colpo sicuro, senza, anche in tuta, cioè senza metterti l'abito, la, senza neanche la maglia, in bicicletta. Ora, ovviamente è, eh, è, è una battuta, ma pensiamo se veramente tutto il nostro ragionamento e le nostre scelte si basassero su o si avvicinassero sempre di più a un rapporto solo di tipo economico o di spesa e di beneficio immediato, a questo punto diventerebbe, sfruttando questo esempio pur ironico, ma avere una famiglia sarebbe da pazzi. Cioè se io non ci metto sul piatto il valore del, dell'amore, dell'affetto, de, della famiglia appunto, del diventerebbe una roba folle. E dice, ma, 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 ma sei scemo? Cioè tu ti sposi con una persona e quindi già ti precludi l'intero restante universo di quel sesso. E già la bilancia inizia a essere un po' in bilico Ma poi ti costa un sacco di soldi sposarti. E poi è difficile. E poi probabilmente... Se poi sei dei Eh... Eh, ti tocca esatto. sta sveglio la notte e costano esatto. e, e ti stressano e avrai meno tempo cioè, a questo punto la battuta di Giacobazzi diventerebbe ineccepibile invece su un discorso puramente economicistico non fa una piega per quanto sia nato come una battuta ma non fa una piega Dice, ma perché io devo se, non, se gli tolgo tutto il resto, che non è misurabile ed anzi, nella sua misurazione sembra quasi port dovermi portare verso l'altra parte, veramente si arriva a perdere quello che prima, quelle che prima chiamavamo banalità. Ovvio. Oggi è ovvio. Come 2, 3, 4, 5 secoli fa era ovvio. E non poteva essere altrimenti che morire in battaglia o morire per seguire un proprio ideale per difendere un proprio ideale era non ovvio era scontato guai a chi non avesse non era neanche pensabile il disonore e oggi non lo è più quindi cioè, non ci abituiamo al fatto che per forza, siccome oggi ancora non siamo arrivati al livello dello sketch comico, per forza non ci si debba arrivare mai. Cioè, facciamoci qualche domanda prima, che magari ci troviamo, rischiamo di trovarci meglio dopo. E questa cosa mi, mi spaventa, oggettivamente guardando i telegiornali. E che perché poi ti rinfacciano magari quello che hanno fatto per te. Eh sì. Non solo in questo contesto, ovviamente avviene spesso in ambito familiare, avviene spesso tra amici, in ambito lavorativo, cioè il rinfacciarsi, ma se magari facciamo il eh, rapporto costi-benefici e andiamo a guardare quali sono in realtà i benefici, che non sono solo quelli materiali, ma ci sono dei benefici molto più elevati. Io ricordo per esempio quando lavoravo in un centro di magrimento a Verona, il mio stipendio non era proprio elevatissimo, se devo dire la verità, in quel periodo. Ma l'amicizia e il senso di famiglia che si era creata tra tutti i dipendenti, e dico tutti, nessuno escluso, c'eravamo 25 dipendenti ed eravamo veramente un gruppo affiatatissimo. Beh, era, valeva eh, la pena di andare a lavorare anche se poi lo stipendio non era particolarmente elevato però aveva dei benefici molto più elevati si rideva si scherzava si facevano 8 9 10 11 ore a volte e si andava a casa che si stava bene oppure si usciva dopo 11 ore di lavoro insieme si andava a fare l'aperitivo aveva un valore molto più elevato che non era solo quello Economico. Quindi i benefici sono anche, vanno, ehm, devono essere considerati anche tutti gli aspetti psicoemotivi che noi eh, riceviamo dal fare determinate, determinati calcoli. Ecco perché prima parlavo di prezzo e di valore. Quanto vale la vostra felicità? Vale un prezzo o ha un valore? perché allora il rapporto eh, segue dei meccanismi diversi. Eh sì, soprattutto se, se gli si dà il significato sbagliato. In un mondo dove essere felici vuol dire pensare di essere ricchi, è la fregatura dietro l'angolo. E dipende <ride> da cosa intendi per ricco, perché in realtà il ricco, eh, cioè la definizione di ricco è avere tutto ciò che ti serve nel momento in cui ti serve. Non è avere tanti beni materiali o tanti soldi in banca. <ride> ma diciamo che secondo me questo. tendenzialmente viene interpretata con la seconda. <ride> esatto, quello è un termine di abbondanza, ma poi l'abbondanza bisogna gestirla e farla fruttare, cioè quindi deve essere valorizzata, non deve essere prezzata, perché se no, se, la, se tutta quell'abbondanza noi la teniamo ferma, prima o dopo se ne va. Perché te certo. la rubano? Perché si rovina il discorso dei palazzi. Se io pur di non cedere di 50 euro, eh, di diminuire di 50 euro l'affitto o un palazzo, ma non, non cedo e rimangono tutti sfitti per anni, eh beh, piuttosto lo metto a 50, 100 euro in meno l'affitto, ma inizio a farlo fruttare quel palazzo. Assolutamente Altrimenti è solo un costo. e mettendolo a 100 euro meno, uno, o meno, uno, ho meno, come posso dire, eh, mh, usura e due, faccio felici altre persone, famiglie certo. o persone che comunque hanno bisogno di un alloggio. Quindi il beneficio è molto più ampio che non lasciare sfitto un palazzo intero. Ah, io volevo approfittare anche di un commento di, di, di Francesco, perché questa cosa poi l'avevamo eh, sottolineata più volte, quindi almeno ci aiuta a ricordarlo anche questa volta. Eh, dire una cosa non vuol dire automaticamente negare il viceversa, quindi è ovvio, come dice giustamente Francesco, che avere tanti soldi in banca non è che è brutto ed inoltre bisogna accettare la propria mediocrità e non pensare a quello che potremmo avere quindi il discorso qual è? il problema non è il sillogismo essere felici non vuol dire avere tanti soldi quindi per essere felici, allora vuol dire che non devo avere soldi o che no, mi devo io privare io di tutto questo dico sempre, chiedetelo a quelli che non arrivano a fine mese esatto, Beh, perché ecco. non, <ride> non vale il viceversa cioè eh, quella può essere condizione sufficiente, ma, eh, necessaria ma non sufficiente, perdonatemi. Nel senso che ci può essere la persona effettivamente attaccata maniacalmente al denaro e, e questa persona banalmente col solo ed esclusivo accumulo di denaro già raggiunge la felicità. Quindi per quel tipo di persona è già l'obiettivo. Se una persona però raggiunge il suo stato massimo di felicità, che ne so, perché ha la passione di volare, di andare a cavallo, eh, piuttosto che altre mille cose, tu ha voglia ad aumentare gli zeri in banca, ma se lo privi di quell'altra roba lì... Si possono aggiungere all'infinito gli zeri? Quante volte vediamo attori, star, cantanti, personaggi famosi dello spettacolo che altro che conti in banca, cioè e ce n'hanno a buttare. Eppure, quante volte si finisce in suicidi, problemi di alcol, problemi di droga? Eh, questo non vuol dire. Di, di saper gestire poi quello che. Ma perché? Perché non sono i soldi di per sé che li fanno drogare o non li fanno drogare, cioè non è che vale il sillogismo. Allora, se divento famoso e miliardario, ti droghi? Perché allora, sei un drogato. Allora Marco, siccome eh. noi siamo esseri umani, facciamo, eh. alimentiamo un po' il nostro ego con il messaggio ah, okay. di Francesco. <ride> Grazie mille. E, e quindi. È tutto lì, cioè, è una questione di capire effettivamente. Cioè, a me se mi prendete e mi portate su, su un cucuzzolo della montagna a fare l'eremita, ma non sono felice manco per niente. Non mi piace manco per niente a me quella, fare quella vita lì. A un'altra persona la rendete la persona più felice dell'universo, esatto. cioè, non avrà più bisogno di nient'altro. Infatti, è che prezzo ha la vostra felicità? Esatto, è questo. In cosa consiste più che altro? Esatto, ma poi una volta che volete quella cosa siete disposti a pagare un prezzo perché, per esempio, tanti vogliono essere ricchi, ma siete disposti a lavorare, siete disposti a investire, quindi a eh, rischiare quello che avete perché i ricchi fanno questo. Eh? Siete disposti a creare un'azienda che dia posti da, di lavoro per altre, per altre persone. Siete in grado di prendervi la responsabilità di grossi eh, di grosse cifre o di determinate posizioni eh, a livello politico economico sociale per avere veramente tutti quei soldi lì siete disposti a, a cedere una parte del vostro tempo e eh, dipende perché essere ricchi cioè un conto è dire voglio il conto in banca alto un conto è poi? saperlo poi gestire perché per avere quello, siete, sei disposto a pagare il prezzo per quel valore, e qua, se volete, potremmo fare una puntata proprio su sincera. questi aspetti. No, okay. <ride> Vabbè, beh, è proprio, di ognuno. Se, eh, se ci che pensi ognuno... È, la, è, è la famosa domanda: è meglio essere dipendente o autonomo. Dipende da quello che c'è una risposta, esatto, dipende da ogni persona. Esatto, non c'è un qualcosa di giusto o sbagliato in questo senso. Chi preferisce e sta bene, giustamente, si sente bene avendo quella base di certezza per poi costruire anche altro. E, e se tu lo metti a fare l'autonomo, sta male perché vivrà con ansia il fatto di non sapere se domani percepirò un compenso oppure no, quella persona mi paga oppure no, domani riuscirò a stare aperto o fallisco. Al viceversa, una persona che è più felice o comunque si sente felice e libera, non avendo determinati vincoli, pur mettendo a rischio e sapendo in maniera cosciente che non, non è detto che vada tutto bene e nemmeno che se le cose vanno bene oggi è detto per forza che lo andranno anche domani ma il fatto di avere quella libertà che poi magari lo porta anche a lavorare quattro ore in più al giorno ma come dice lui dove vuole lui a fare quello che dice lui gli puoi promettere qualsiasi tipo di stipendio non accetterà mai o se anche dovesse accettare, non sarà mai felice. Dice, ma io ti offro uno stipendio che è il doppio di quello che sei abituato a guadagnare tu normalmente da autonomo. No! No, no, non riuscirà ad essere felice con la persona. Perché se tu prendi un leone e lo metti in gabbia, dici, ma io ti do da mangiare tutti i giorni, non devi più neanche cacciare, ti, ti lavo, ti curo, se stai male ti... ti... Ti do dei medicinali ho capito ma quello non è felice quello eh, è magari, a ma il leone dice preferisco starmene nella savana cacciare esatto. io rischiare anche qualche giorno di non mangiare ma sono lì esatto. quindi esatto. dipende è sempre da quelli che sono i nostri, i nostri obiettivi infatti è per quello che noi non dobbiamo mai emulare gli altri ma dobbiamo capire qual è la nostra felicità e qual è anche il nostro concetto di ricchezza in realtà perché abbiamo toccato questo questo argomento visto che parliamo costi benefici insomma la ricchezza ci sta pure che la ricchezza ripeto dipende molto da quello che eh, intendiamo noi che è più legata comunque ad un discorso valoriale che al eh, che al prezzo poi magari sul discorso ricchezza abbondanza eccetera se volete faremo anche una Puntata che potrebbe essere interessante per capire determinati aspetti, e che non è ovviamente da un punto di vista, cioè una lezione di economia o di finanza, ma è più che altro dal punto di vista proprio interiore, quindi um, da un punto di vista energetico vibrazionale. Ehm. Ecco, per esempio, scusa, Beatrice ha scritto: troppe responsabilità mettono ansia. Beh, ci sono persone invece che, eh, che invece ricercano queste responsabilità perché le fa sentire esattamente nella propria missione. Quindi anche qua dipende proprio dalla, dalla persona, mentre altre appunto direbbero: no, io vado in ansia, preferisco non avere quel tipo di responsabilità ma magari, attenzione, si, si assumono altri tipi di responsabilità che non considero neanche ne tali perché gli viene spontaneo e in realtà magari se le assumono. Neanche, anche Veronica, questo commento è penso perfetto per quello che abbiamo detto fino adesso, cioè ho deciso, quindi ho fatto una scelta, non l'ha subita. Ho deciso di non fare carriera per essere felice di quello che ho e del tempo che mi rimane, godendo di tanto altro. E questo è un esempio pratico di quello che abbiamo detto stasera: cioè quel tempo che rende felice Veronica, quanto vale esatto. per una persona? Magari vale pochissimo, e quindi se gli danno 300 euro d'aumento al mese, eh, hai voglia, e allora. Sto anche, vengo anche la domenica, per una persona probabilmente come Veronica gliene potresti dare anche 900, e, ma se tu gli togli quel tempo lì che su quel piatto della bilancia personale pesa e pesa tanto, non riuscirai mai a compensarlo economicamente. E quindi questo è un esempio fantastico. Non tanto per la scelta di per sé, perché è giusta per lei, è giusta per Veronica, non è detto che sia giusta per tutti, esatto. ma è la sintesi perfetta, penso, di quello, di quello che abbiamo voluto dire questa sera. Esatto. E eh, ricordiamoci sempre che non è che uno è. Ecco, un aspetto è uno è povero quindi è felice. No, <ride> dipende sempre dall'obiettivo della. Persona. di certo la povertà non è un valore anzi povertà è proprio mancanza di valore quindi è un aspetto che dovrebbe essere um, trattato uh, direi pure anche con i guanti cosa che invece viene ormai considerato sai se sono povero qui è perché poi avrò le ricchezze un domani beh intanto createvi la vostra felicità qua e poi sul domani Così vi create le basi per la felicità del domani. Ecco, quindi questo è. Ricordatevi sempre come in alto, così in basso. Se sei triste oggi, non è detto che quando sarai ad una vita migliore, come si suol dire, sia veramente migliore. Perché come in alto, così in basso. Come dentro fuori diceva il grandissimo il tre volte grandissimo ermete come si suol dire marco vedo che qua stanno fioccando uh, messaggi e quindi ragazzi su questo non vi risparmiate quindi vi ringraziamo tantissimo in realtà per, per questa cosa perché le vostre le vostre impressioni, le vostre considerazioni sono in realtà un grandissimo valore. Quindi grazie di cuore per tutto quello che state scrivendo e per aver contribuito anche stasera a, alla discussione. Marco, siamo in chiusura. Ma io spero che intanto sia stata utile. Perché poi è l'unico obiettivo che ci porta ad essere qui. Ad essere qui a fare quello che facciamo tutte le settimane. Il fatto che possa essere utile, il fatto di potersi confrontare con altre persone. Ecco, anche, probabilmente anche quello che facciamo noi, o quello che fanno i nostri amici, non avrebbe senso in termini economicistici. Perché se uno dice guarda. Sai che cioè, ti devi prendere degli impegni parecchi, gratis, anzi, qualcosa la devi pagare perché ci vuole anche qualche materiale. Come la vedi la cosa? Così in astratto si dice: Ma, <ride> Ma perché? E, e però, come, come penso e spero abbiamo, abbiamo visto insieme questa sera, eh, dipende sempre dagli obiettivi, dipende sempre da cosa importante, da cosa fa felice. A me per esempio non fa tanto felice eh, diciamo essere in video, personalmente prima di questa esperienza il, il web o i social non sapevano neanche come ero fatto, però ho mh, un obiettivo, ho un, uno scopo che è quello di conoscere nuove persone, interfacciarmi con nuove persone, che è quello di crescere io personalmente, ma cercare di, di dare un pezzettino magari di quello che è, è il mio pezzettino di vita. Ognuno poi, se ognuno ci mette il suo, è tanta roba. E questa cosa è cambiata un pochino quando appunto, per fare l'esempio di prima, sono diventato papà un'altra cosa che è assolutamente anti-economica in teoria ma invece molto molto bella e probabilmente se qualcuno dieci anni fa mi avesse detto che mh, mi avesse descritto la mia vita di oggi gli avrei dato del matto perché dieci anni fa non avrei mai fatto tre quarti delle cose che faccio oggi li avrei ritenute molto stupide e forse non lo erano forse lo erano per quella persona che viveva dieci anni fa ed era giusto così non le avrei potute fare se non, se non con la soddisfazione col piacere quindi è giusto continuare così con quello che a ognuno di noi fa felice grazie marco io ne approfitto ovviamente per invitare sempre tutti quanti venerdì alle 13.30 sempre live con stampa e omissis e, e poi, invece, con il cittadino sovrano martedì prossimo alle 21:30. Rimanete con noi anche per tutte le altre rubriche. Sono momenti un po' caldi, quindi magari si parlerà eh, di tante cose di attualità nelle altre, nelle altre rubriche. Quindi grazie di cuore a tutti quanti per essere stati con noi, grazie per tutte le interazioni che avete fatto e ringraziamo anche chi ci uh, ascolterà poi in, uh, in differita. Buonanotte a tutti, grazie Marco. Buonanotte soprattutto anche ai suonatori, come si dice spesso. <ride> non i suonatori di campanelli a, a quest'ora però eh? no assolutamente ah, okay. non, non so a cosa si riferisce però lo fanno cioè. ancora perché noi ci divertivamo oh io mi divertivo come un matto una volta però un signore ci ha sparato col, col fucile a piombini con la gas non è piacevole perché per, per, poverino però aveva ragione perché glielo facevamo spesso allora dopo un po' si è attrezzato ci aspettava e... Però sono contento, vedi, di essere stato piombinato. È stata una bella esperienza. È stata un'esperienza diversa. Ti ha arricchito la vita questa esperienza. Anche la gamba era diventata più ricca, più grande, cioè si era proprio gonfiata lì nel punto dove mi era arrivato il piombino, era proprio bella ricca. Eh vabbè, sono queste cose che oggi non avvengono, non avvengono più. Diciamo non so se dire sono... per fortuna o per sfortuna, però ma... ah, io sono dell'idea per sfortuna, cioè io sono assolutamente orgoglioso di tutte le cose più assurde, stupide, di tutti gli errori che ho fatto nella mia vita. Sono la cosa più bella che io abbia mai fatto, quindi li rifarei tutti, il piombino compreso, guarda. quindi non, penso che il non avere rimpianti poi sia una cosa veramente bella. Tu a quel punto, tutte le sere vai a letto, che... sei a posto. <ride> allora, grazie, allora di cuore a tutti quanti. Buonanotte, e Marco, sigla.